Ad Arezzo il 2019 ha preso avvio nel segno della musica con un grande concerto di Capodanno al Teatro Petrarca, dove il maestro Andrea Fornaciari è salito sul podio per dirigere Oida, l'orchestra instabile di Arezzo. È la prima volta che vengo a Arezzo dal punto di vista degli incontri musicali, quindi per me è un grande onore, una grande curiosità. Il lavoro con quest'orchestra è stato molto divertente, intenso, faticoso, anche perché questo programma di Capodanno sono musiche leggere, allegre, sono fatte però di una enorme qualità musicale, quindi richiedono una grande fatica, una grande bravura. E la costante, direi, tra questo programma, Arezzo e soprattutto la mia formazione è il programma stesso, cioè Vienna. Io ho studiato a Vienna, quindi è molto bello poter portare l'anima di quella città che è in questo compositore, nella famiglia Strauss. È un'anima particolare, perché è un'anima fatta di chiari e scuri, molto più mitteleuropeo che prettamente mediterraneo italiano. Però gli italiani l'amano molto, tanto che infatti questa città ha voluto dare a quest'orchestra e a questo evento, direi, una grande importanza. Ancora una pagina di musica per dare il benvenuto al 2019, durante il quale sono sicuro che questa città aumenterà ancora l'offerta musicale per effetto del lavoro che ha già iniziato e sta portando avanti con grande solerzia e competenza la Fondazione Guido d'Arezzo, ma non soltanto, con tanti musicisti aretini che nelle nostre corde voglio che trovino il modo per esprimersi sempre al meglio. Quindi è un modo di far crescere la città, ma di portare anche eventi importanti, anche orchestre da fuori città di grande blasone, per diventare attrattivi con una ragione musicale. Questo è l'obiettivo che io ho nel 2019.